Salve ragazzuoli, allora siamo in dirittura d'arrivo e abbiamo completato tutti i sette mondi di Super Mario World. Adesso quello che ci rimane da fare è completare la Star Road e poi quadri special. Allora andiamo, dirigiamoci verso la Star Road. Non prendo quella che si trova nella valle di Bowser perché voglio fare le Star Road nell'ordine in cui vengono scoperte, quindi cominciando dalla prima, che è quella che si scopre nella pianura delle ciambelle, la prima che abbiamo scoperto. Passiamo sul ponte di Burro, sulla cima della Vanilla Dome. Entriamo nella Vanilla Dome, scendiamo, ci rechiamo nella pianura delle ciambelle. Scendiamo nel laghetto, di qua, e andiamo nella Star Road. Allora, le Star Road collegano i vari punti della mappa e ognuna di esse porta un quadro che si chiama Star World. Come vedete, gli Star World sono 5 e sono tutti quanti rossi, quindi tutti quanti hanno una doppia uscita. In particolare sono dei quadri particolari perché l'uscita ovvia, l'uscita principale è un'uscita falsa perché ci riporta indietro alla Star Road da cui siamo arrivati. Quindi se prendessimo l'uscita principale dello Star World 1 verremmo semplicemente riportati qui sulla Star Road e dobbiamo trovare l'uscita secondaria in tutti questi quadri per connetterli con la Star Road successiva. Questo vale per tutti quanti e 5 quadri, eccetto uno, cioè quello sul basso, che è un quadro particolare, come andremo a vedere fra poco. Allora, un'altra cosa interessante di questi quadri è che in essi si trovano gli Yoshi colorati. Finora abbiamo trovato solo Yoshi verdi, adesso andiamo a vedere anche gli Yoshi colorati. Quindi, vedete, questo quadro è sostanzialmente fatto solo di blocchi che possono essere distrutti con le piroette. E quindi una volta che scendiamo è difficile orientarci e fermarci. E quindi il punto fondamentale in questo quadro è quello di trovare il punto in cui cominciare a fare le piroette per trapanare verso il basso e sostanzialmente trovare l'uscita segreta. Allora, adesso possiamo uccidere un bel po' di Koopa, però non lo facciamo per un motivo che adesso vi faccio vedere. E cioè che qui sotto troviamo, se ci riusciamo, il primo Yoshi colorato. Vedete, uno Yoshi rosso. Lo Yoshi rosso, gli Yoshi piccoli in generale, quando, ecco, ho preso la stellina che non volevo prendere. Comunque dicevo, gli Yoshi piccoli, gli Yoshi colorati, quando li troviamo sono piccoli, si trovano all'interno del loro uovo. E per farli crescere bisogna dargli da mangiare. Gli possiamo dare da mangiare dei power-up, degli oggetti, ma anche dei nemici. Ecco, vedete, abbiamo trovato uno Yoshi rosso. E adesso tutti quanti i gusci che prendiamo, possono essere, che mangiamo, possono essere sputati fuori sotto forma di palle di fuoco. Questa è l'uscita principale, l'uscita ovvia del primo Star World ed è quella sbagliata. Infatti vedrete che adesso ci rimanderà indietro alla Star Road da cui siamo partiti. Dobbiamo trovare l'uscita segreta. L'uscita segreta, se non vado errato, si trova qui tutta a destra da qualche parte. Ops, non ricordo a quale altezza. Eccola qua. Trovata l'uscita secondaria, ci connettiamo con la seconda Star Road e così via. Adesso andiamo a fare lo Star World 2. E ok, questo è un quadro sottomarino. Lì si poteva prendere uno Yoshi blu. Naturalmente non ci può essere più di uno Yoshi in ogni quadro, quindi se già stiamo cavalcando uno Yoshi, quando troviamo un guscio di Yoshi che si apre, invece di un altro Yoshi ci
ci dà una vita. Allora, vediamo come si faceva. Qui è comodo avere lo Yoshi per mangiare questi pesciacci maledetti che ci inseguono. Andiamo avanti. Naturalmente per tutti quanti i quadri troveremo sia l'uscita, eccola là, sia l'uscita principale che l'uscita secondaria. Purtroppo Yoshi sott'acqua corre più velocemente di me e cade nel vuoto. Ok, l'uscita principale è qui, l'uscita secondaria è facile da capire, si trova sotto, si trova sotto al tubo che abbiamo appena preso, basta proseguire in avanti e si trova l'uscita segreta con la chiave. Bonus game, okay, mi pare che è qua. Niente. Due vite. Volevo farvi vedere un'altra chicca di Super Mario World che avevo trovato, però sfortunatamente non ce l'ho qua, si trova a Roma a casa dei miei genitori, ed è un libro gioco di Super Mario che ho trovato casualmente in Inghilterra, penso in un, adesso non ricordo di preciso, ma credo fosse un negozio di libri usati, e c'era un c'è qui? Ah, ok, qui c'era un'altra stella, se ci arrivavo rapidamente. Okay, andiamo avanti. E dicevo, in questo negozietto di libri usati in Inghilterra ho trovato un libro gioco tipo Scegli la tua avventura di Super Mario Bros, e mi pare che il protagonista di questo libro fosse Luigi. A Luigi purtroppo capitano tutte queste cose secondarie. Mario fa Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey, Super Mario World, a Luigi capitano le cose tipo Mario is Missing o cose di questo genere, tutte cose secondarie, no scherzo. A Luigi sono capitati anche bei giochi come la serie di Luigi's Mansion che sono molto carini. Ok, qui che bisogna fare? Qui si poteva prendere uno Yoshi giallo. Allora, mi pare che l'uscita principale è semplicemente qui. Ma cacchio, ho perso lo Yoshi. Questa è l'uscita principale. Per prendere l'uscita secondaria bisogna colpire la Kitu con uno di questi blocchi e fregargli la nuvola. Andiamo da mangiare un po' di monetine a Yoshi così diventa grande. Ok, prendiamo uno di questi blocchi, glielo tiriamo addosso, sfruttiamo Yoshi per una spinta supplementare per salire sulla nuvoletta, andiamo qua su e troviamo l'uscita secondaria. Come vedete queste star road sono molto molto brevi, e una volta che si sa come farli sono abbastanza facili. Quindi dicevo, ho trovato questo libro gioco di Super Mario World, protagonista Luigi, tipo scegli la tua avventura, si possono fare delle scelte che ti mandano in pagine diverse, ci sono dei piccoli puzzle da risolvere, cose di questo genere. È abbastanza carino, non ne avevo mai sentito parlare all'epoca, chiaramente. Oggi ho scoperto che quello che avevo io era il secondo di una serie di libri gioco di Super Mario, che sono 12, che sono stati pubblicati appunto credo negli anni 90. Allora, parcheggiamo Yoshi qui, ci serve un guscio, non lo possiamo prendere con Yoshi perché lo sputerebbe sotto forma di fiamme, quindi andiamo a prendere
il... Ah, non ho preso l'uscita, l'uscita principale di questa Star Road. Credo che per fare tutte 96 le uscite sia necessaria. Quindi rifacciamo questo livello andando... No, Yoshi, torna qua. Non so. Ok, come ho detto. Quando ero piccolo ero appassionato di Scegli la tua avventura, ne avevo tantissimi, avevo una piccola collezione, chissà che fine hanno fatto, chissà se li ho ancora da qualche parte. Ok, qui invece di andare di sotto passiamo di sopra, ci dirigiamo verso l'uscita che dovrebbe stare da queste parti. Questo è un po' più lungo degli altri. Eccoci arrivati alla fine. Il guscio rosso, il guscio blu si trasforma in un fungo. Vengo avvicinato dai gatti. Non ti strofinare sul microfono che sennò fai casino. Allora, questo è l'ultimo quadro della Star Road e, come vi dicevo, ecco, a parte morire, la sua uscita principale ci connette con la Star Road successiva, a differenza di tutti quanti gli altri Star World, mentre invece... Mentre invece la sua uscita secondaria ci porta in un posto speciale, che è sulla cima di quella collina centrale con gli occhioni, che rappresenta l'ingresso dei mondi special. Prendiamo il fungo, vediamo che cosa c'è qua. È un altro di questi cosi infami. Dobbiamo proseguire più a lungo possibile prima di cadere. Ah, mi sa che mi sono fregato da solo, no? Forse ci sono riuscito. Sono riuscito a salvarmi. Questo è uno Yoshi blu, è uno Yoshi giallo. Facciamolo diventare grande, così vediamo anche il potere speciale di questo Yoshi. Il potere di questo Yoshi è quello di fare uno schianto a terra, che solleva delle nuvolette e uccide i nemici. E questo Yoshi è in grado di fare questo potere con gusci, come abbiamo detto, di qualunque colore. Però deve toccare terra. Qui non si sale. Ok, andiamo nell'uscita principale per prima cosa. E vediamo che in questo quadro, l'uscita principale, a differenza di tutti gli altri Star World, ci fa avanzare. Quindi vuol dire che l'uscita segreta di questo ci porta da qualche altra parte. Come abbiamo detto, ci porterà sulla cima della collina occhiuta. Ok. Ah, cazzarola. Ah. Spieghiamoci. Adesso... Ecco, è scaduto. Adesso non... Non ho idea di dove devo andare. Speriamo di... Non ricordo di preciso dove si trova l'uscita segreta. Probabilmente si trova in quell'ultimo tubo in cui non sono entrato prima. O in uno di questi, penso. No, probabilmente è quel tubo dove sta alla fine.
vedete quando vieni qua, no, appena in tempo, quando lo Yoshi mangia il guscio rosso, comunque è in grado di sparare le fiamme. Dove sta il... credo che si debba volare, non me lo ricordo, non ricordo dove sta. Ah, eccolo qua sopra. Sì, bisognerà volare, quindi per arrivare qui volando probabilmente la cosa migliore è di prendere uno Yoshi blu. Prendere uno Yoshi blu, perché così possiamo volare con qualsiasi guscio che prendiamo. Quindi facciamo così, andiamo qui dove sappiamo che c'è uno Yoshi blu. No, questo è quello con lo Yoshi rosso. Usciamo, abbandoniamo qui Yoshi giallo, usciamo perché abbiamo già completato questo quadro. Andiamo qui, prendiamo lo Yoshi blu, lo facciamo crescere, lo alimentiamo, andiamo da mangiare il pesce, fa pure bene, mangiamo tutti i pesciolotti, ecco, li saliamo in groppa. E poi usciamo da questo livello, torniamo alla Star Road che ci interessa e proviamo ad arrivare al punto che... il punto rognoso senza perdere questo Yoshi. Allora, facciamo così. Mangiamo questo e vogliamo. Ogni tanto ci dovremo fermare per sputare questo guscio. Possiamo fare qua. Sto volando lentamente. Se invece tengo premuto il tasto per correre, volo più rapidamente. Eccolo qua su. Bisogna arrivare qua su, però bisogna arrivarci. Là. Ecco un altro glitch. Bisogna arrivarci piccoli. Bisogna riuscire a passare qua sotto. Perché cacchio. Ecco qua. Anche qua. Se può entrare quello? No. Chiaramente tutto questo è semplificato, come vedete, dai blocchi che abbiamo attivato con gli interruttori. E vedete che la strada segreta della quinta Star Road ci porta a un ulteriore Star Road che si trova al centro della stella, sulla cima della collina. Entrando in questa Star Road abbiamo accesso ai quadri special. I quadri special sono 8 quadri particolari, sono particolarmente impegnativi, probabilmente sono gli unici quadri veramente impegnativi di Super Mario World, però alcuni di essi sono veramente tosti. Quindi adesso fermo qui il video, nel prossimo proveremo a fare tutti e 8 gli special, se ci riusciamo, se no ne faccio 4 e 4. E poi dopo che abbiamo finito gli special andremo al cospetto di Bowser, entreremo nel suo castello, lo sfideremo e sperabilmente lo sconfiggeremo. Ok, è stato divertente, alla prossima, ciao!